faccio fuori, capito? Ah! Ok, adesso muori. Deve essere da questa parte. Ci è stato strappato anzitempo. E il Signore accoglie il suo gregge a braccia aperte. E Billy troverà le porte del cielo spalancate. Billy è stato un bravo figlio, fratello e amico. Lo ricorderemo sempre con gioia. E pregheremo per lui. Per il bene che ha fatto in vita. Ora l'amico di Billy, che era con lui negli ultimi istanti della sua breve vita, vorrebbe dire qualche parola. Vieni, figliolo. Grazie, padre. Io, cioè, volevo fare solo un omaggio a Bill e dirgli che lo consideravo come un fratello e che la sua morte è stata una grande perdita per me. Che cosa? Ho assistito alla sua morte e... Come? È lui! Quello è il bastardo che ha ucciso Billy! Prendetelo!
Stia giù, padre! No, ti prego, risparmiami! Senti, abbiamo tutto il tempo stare, del mondo! Ti prego! No, ti prego, risparmiami! Qualcuno puzza già di cadavere. No, ti prego, risparmiami! Per pietà, lasciami vivere! Non farlo! Lasciami stare, ti prego! Non farlo! Lasciami stare, ti prego! No! Oh, moglie, figli, non farlo! Per pietà! No, no, per pietà! Lasciami uccidere! No. Per pietà! Non uccidermi! Oh, moglie, figli, non farlo! Per pietà! Non uccidermi! Oh, moglie, figli, non farlo! No, ti prego, risparmiami! Per moglie e figli, non farlo! Venite! No, sono io, figliuolo. Non sparare, sono disarmato. Cosa hai fatto, figlio mio? Tanto dolore per nulla. Dio è misericordioso, ma questo è terribile. Non sai che l'omicidio è il peccato più grave? Lo so, padre. Ma è come se tutto si fosse infangato. Devo aver sbagliato qualcosa. Troppa gente è morta senza motivo. Potevano fare ancora molto in vita. Padre, quelli erano criminali, truffatori, assassini. Quello nella bara lì davanti voleva violentare la mia ragazza. Forse Dio voleva che accadesse. Molta gente vivrà meglio a partire da oggi. Sì, le vie del Signore sono insondabili. Che mi dici di te? Riesci a guardarti in faccia? Le tue mani sono macchiate di sangue per sempre. Questo lo so, padre. Guarda qui, che disastro. Dovremo riconsacrare la chiesa. Ci sono buchi ovunque. Come faranno i miei parrocchiani? E io cosa farò? Questo potrebbe aiutare. Preghi per la mia anima, padre. Ne avrò bisogno. Lo farò, figliuolo. Non dubitarne. A proposito, padre, la sua predica su Billy. Chissà che cosa ne pensa la sua coscienza. Billy era una canaglia, non ha mai fatto niente di buono in vita sua.